Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Oggi andiamo a vedere un qualcosa che riguarda sempre la nostra amica Fire Stick. Può capitare che la Fire Stick inizi a rallentare un attimino, ha difficoltà a caricare le pagine piuttosto che carica lentamente determinati contenuti, quindi oggi andremo a vedere come velocizzare la nostra Fire Stick TV. Ci spostiamo sul televisore e procediamo. Siamo nella home page della nostra Fire Stick TV. Ci spostiamo immediatamente sull'ingranaggio, quindi le impostazioni. Andiamo nel sottomenu preferenze, parental control. Se non avete dei minori che utilizzano la Fire Stick, è totalmente inutile tenerla attivata. In questo caso è già impostata su off. Spostiamoci ora sulle impostazioni privacy. Questa impostazione serve più che altro ad Amazon per riuscire a capire i dati di utilizzo del nostro dispositivo, quindi saprà tutto ciò che noi andremo a vedere, tutte le varie impostazioni, le app che scaricheremo. Poi abbiamo la raccolta dei dati dell'uso delle applicazioni e le pubblicità basate sui tuoi interessi, quindi darà tutta una serie di impostazioni ad Amazon, queste informazioni ad Amazon che faranno sì che Amazon ci invii le pubblicità o comunque capirà tutti quelli che sono i nostri interessi. Noi disattiviamo tutti questi dati, torniamo indietro, monitoraggio dati. Questa funzione può essere disattivata se avete una connessione ad internet con un numero di giga limitati, come nel mio caso è già su off. Torniamo indietro, impostazioni notifiche, andiamo a vedere dentro che menu ci sono. Non interrompere, quindi non compariranno più i pop-up mentre siete in fase di riproduzione, e notifiche delle app. Qui dovete divertirvi a disattivare tutte le notifiche inerenti ogni singola applicazione. Torniamo indietro. Contenuti consigliati. Entrambi questi menu possono essere disattivati sempre che voi vogliate, perché vanno a riprodurre in automatico nella home page tutti i contenuti consigliati. Quindi se non vi interessa la funzione, disattivatela pure. Torniamo indietro. Sincronizza contenuti recenti, andrà a sincronizzare altri dispositivi Prime che sono connessi con quell'account e quindi vi farà vedere che cosa avete visto magari sul cellulare piuttosto che su altri strumenti che utilizzano Prime Video. Una volta disabilitate le voci di questo menu, possiamo tornare indietro nella home e andare su applicazioni. Su applicazioni c'è la possibilità di disattivare la parte di Amazon Photo. Questo sempre che non utilizziate il vostro televisore come una cornice digitale. Se non avete necessità di utilizzarla in questo modo, potete mettere la connessione guest in off. Se invece utilizzate questa applicazione perché comunque la trovate comoda per far girare le vostre fotografie, lasciatela così com'è. Altra cosa che possiamo fare da questo menu è spostarci in basso, gestisci applicazioni installate, e qui divertirci a selezionare singolarmente ogni applicazione. Come vedete nella parte a destra c'è la voce cache, in questo caso è 400k, veramente poco, ma noi possiamo fare svuota cache. Una volta fatto tornerà a zero, torniamo indietro e possiamo farlo per ogni singola applicazione. Entriamo poi nel sottomenu App Store, possiamo disattivare gli aggiornamenti automatici, ma ricordatevi poi ogni volta che entrate di controllare se ci sono aggiornamenti. Quindi possiamo mettere off su questo e anche le notifiche, possiamo disattivarle. Altra cosa molto importante, quando abbiamo finito di utilizzare la nostra Fire Stick, vi consiglio di tenere premuto per qualche secondo il tasto Home, comparirà questo menu e la mettiamo in standby. Una volta che è in standby, per poterla riattivare vi basterà schiacciare il tasto centrale di selezione. Come avete visto, i passaggi sono molto semplici, sono quei passaggi fondamentali dove si va a ripulire la memoria della Fire Stick TV piuttosto che a liberare determinate condizioni, e questo fa sì che la nostra Fire Stick torni ad essere un pochettino più veloce. Non vi sto dicendo che guadagna tantissimo, però perlomeno vedremo un pochettino di differenza. Detto questo ragazzi, vi lascio qui sotto in descrizione il link per poter acquistare la vostra Fire Stick TV e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao!